E ora sei parliamo di Anne-Marie Mariani e della trasmissione live Non è la D'Urso, dove appunto tiene banco il dibattito relativo a questa signora di 51 anni, che è nata da una relazione fra due religiosi. Ieri sera in studio era presente anche Paolo Brosio che ha avuto scontri, anche molto accesi con Carmelo Abbate. Ma entriamo nel merito. Anne-Marie, che oggi è una donna di 51 anni, è nata da una relazione fra un prete e una suora. Lei non sapeva nulla, ha scoperto tutto quando aveva 16 anni. Era un periodo difficile della loro vita? Problemi di natura economica finanziaria? La madre aveva litigato con il fratello. E proprio in questo frangente l'uomo ha fatto un piccolo accenno. Lei ha chiesto alla madre che gli ha raccontato tutto, confidando che è stato uno shock terribile. All'inizio il suo padre biologico, il prete, non l'aveva voluta riconoscere e la madre si era ammalata. Per tale motivo la piccola Anne-Marie era stata data in adozione. In seguito lo stesso aveva lasciato il sacerdozio, rendendo possibile il sacramento del matrimonio. Tutto quello che vi abbiamo raccontato Anne-Marie l'ha tenuto segreto per oltre 45 anni. Ma alla fine ha scritto un libro dedicato al celibato dei preti. E ha dichiarato Anne-Marie live Non è la D'Urso. Ho capito che l'uomo non può vivere da solo. Ovviamente come dice il nome la donna è francese e infatti in Francia ha avuto un grande scalpore. Mentre c'era tutto questo racconto si è acceso proprio lo scontro fra Paolo Brosio, molto religioso e Carmelo Abbate che invece, citava numero di casi, in cui suore, sarebbero state pagate per non svelare che i loro figli erano preti. Le fonti non sono però state citate e l'argomento non riguardava esattamente la trasmissione. Ovviamente rimane il fatto che la storia della donna è talmente particolare che debba essere raccontata. Correlati.